Buongiorno, oggi sarà una giornata veramente movimentata perché dovremo preparare tutto quanto per domani, perché domani è un grande evento, domani è 24, quindi adesso io devo fare una doccia di corsa, devo lavarmi anche la testa, anche se ho i capelli puliti, però lo faccio perché so che arriverei a Santo Stefano, il 26, sarebbero sporchi. Derek, Eccolo. E dovevamo portarlo a lavare, però mi sa che non ci si porta più a lavarlo. Io dovrò fare una bella spazzolata io con le salvettine, il cardatore, il pettine, perché non abbiamo i tempi. Cioè, purtroppo ci sono saltati i tempi. Però il papillon glielo metterò assolutamente. Aspettare un attimo che si asciugano i capelli bene bene, perché purtroppo raccolgo tanta acqua io. Adesso mi faccio una piccola colazione. No, mamma non ha capito. Cioè, mamma ha messo tra le cose della colazione ha messo questi. Delizie toscane, sapore, fiche, noci. Io questi avevo detto prendiamoli per Natale. Sì, e l'ha messo tra le cose della colazione. Mi sa che mamma sta perdendo colpi. Se dice una cosa e non te sente. Mi mangio una crostatina e mi faccio il classico tè. Sono riuscita a finire tutte le mie scorte di tè. Questa è l'ultima ed è pure mista. Allora, fatto la doccia, piastrato i capelli, asciugati, tutto quanto. Abbiamo già cucinato gran parte della roba. Adesso con Derek abbiamo fatto un piccolo aperitivo. Alle 2 alle 3 qualche patatina fritta gliela do. Lo so che non gli si devono dare, però 3-4 proprio. E sempre la dimensione piccola, perché comunque non deve esagerare, però ha apprezzato parecchio. Ti sono piaciuti dopo? Eh? Gli sono piaciuti, gli sono piaciuti. Continuando a vedere Una mamma per amica, proprio giusto così per rilassarmi. Adesso vi mostro magari qualche cosina riguardante domani, che è il grande evento. Quanto la mia mano, sono buone, sono belle saporite, buone. Questa è uscita, è scappata, quindi. Sono tutte scappate. Bella arancione. Buone. Derek, preso dall'uscita, che si esce. No, non c'è il gatto, dai, che il gattone non c'è. Piano, piano. Andiamo. Siamo usciti. Stiamo andando di corsa dal cinese perché devo finire di impacchettare il regalo a mio cugino. E andiamo a piedi, uno perché devo portare lui e secondo pure perché mi serve camminare. Ho impacchettato il dono per mio cugino, sono riuscita a fare tutto. In più, dal giornalaio ho trovato questo. Non me lo leggo un attimo, lo sfoglio così mi rilasso. Ho fatto i rotoloni, dopo ve li mostro. Ho fatto i rotoloni di verdure. Non mi hanno scritto Manuela e Samuele, mi hanno detto che stasera organizzavano una mega bisca clandestina. Mi hanno detto se ci volevo andare, soprattutto se partivo prima, però. Purtroppo il 23 è sempre un casino con le partenze per Natale, quindi ragazzi, buon divertimento. Noi ci vediamo domani. E niente, gente, un caos. Mamma mia, sono stanchissima. Ieri ho ricevuto il primo dono. Calzettoni iper natalizi e soprattutto iper calde, perché guardate, hanno all'interno il pile, quindi sono geniali. E poi troppo carino, hanno il fiocchetto rosso. Quindi carinissimo, carinissimo, questi me l'ha regalati mia cugina, grazie tesoro. Sono comodissimi, soprattutto per quando voglio stare in casa senza pantofole. Quindi questo è fatto. Sì. Vabbè, le cose le vongole le abbiamo messe via. Allora sono su Netflix, voglio continuare a vedere Orange is the New Black. Come tanti di voi mi hanno detto, c'è anche Una mamma per amica, quindi questo piano piano lo sto continuando a vedere e mi sta piacendo come sempre. Poi ho finito di vedere
tutta la serie di Once Upon a Time. Adesso piano piano faccio caricare le altre ultime puntate della settima stagione. Ho ricominciato a vedere Dottor House, perché pure Dottor House, come una mamma vera amica, alle 2 alle 3 vedo qualche puntata, ma praticamente le stagioni le ho perse tutte. Guardate carino, chiamatemi Anna. Allora, io da piccola amavo tantissimo Anna dai capelli rossi. Praticamente adesso ho scoperto che fanno il telefilm, quindi ho detto fatemelo vedere. Carino, anche se qualche cosina non mi piace tanto, quindi però non è male, non è male. Per ora continuiamo con questo. Eccolo qua. Stiamo iniziando a preparare tutto. Qui sono i doni da portare. Guardate quanti ce n'ho: i forchetti di Derek, le cose di Derek, cose da buttare che butterò stasera. E qui ho preparato la valigia. Quest'anno mi voglio portare la Barbie appresso. Se avevo già deciso l'outfit per la vigilia e per il Natale, che non saranno prettamente sul rosso, ma per Natale andrò sull'oro e nero e per la vigilia andrò sul fucsia, metterò questa bella camicia di Liuzzo. E ho già preparato tutto quanto per il trucco, devo solo scegliere le palette da portarmi. Questo è l'abbigliamento per domani, la sciarpa e il cappello che saranno quelli utilizzati da battaglia. Gran parte delle cose l'ho fatte, sono soddisfatta. Tanto mi porterò due paia di scarpe, i vestivaletti neri e le scarpe da ginnastica, perché veramente gente, cioè tanto ci sto poco, quindi. Adesso, visto che ho leggermente un po' di tempo libero, ho deciso di mettermi al volo lo smalto. Sono le festività e voglio creare qualcosina di carino, vediamo se riesco. Ho completato. Ecco qua. Finito, applicati. Mi piace, quest'anno per Natale black and white. Mi piace, poi il bianco è un bianco con questi leggeri riflessi dorati, mi piace tantissimo. Questo con gli sticker di Essence vengono una favola, quindi sono stupendi. Allora, finito di cenare, io mi sparo il vlog di Emanuela, Emmy Award, se la volete andare a seguire. Guardate quanto è bella che adesso si è fatta i capelli così, stai proprio bene, sorellona mia. Belle belle belle, ora me li Finito sparo. di vedere il vlog. Allora, perdonate l'aspetto, ma sono veramente stanca. Finalmente mi si è asciugato pure il French. A questo punto vado a finire le ultime cose. Vado a fare le unghie anche a mamma, perché mi ha chiesto se gli faccio le unghie. Sono molto contenta. Anche perché sto seriamente pensando di ricominciare a fare questa piccola cosa. Magari ci guadagno qualche soldo. Mo' vediamo. E niente, gente, io a questo punto vi saluto. Vi mando tanti auguri di buon Natale, chiudiamo qui. Vi lascio anche questo video, così non vi lascio proprio del tutto. E niente, e ci vediamo quando torno. Torno il 27. Un bacione.